Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo qua per il primo video sneak peek, video molto molto importante. Come avrete detto al titolo, oggi si parlerà della Star Road, l'argomento più discusso, anche perché sarà la novità di questo 2022, la più grande novità del 2022, anche se vabbè, ormai siamo quasi nel 2023. Sarà tutto questo nuovo sistema che ci accompagnerà di qui a, penso, per sempre, al posto delle casse. Di conseguenza è l'argomento principale. Avremo anche da parlare dei bilanciamenti e delle skin. Questa volta sapete che io cerco di fare video molto dettagliati, non mi potrò per scelta mia soffermare troppo su skin e bilanciamenti, ve le andrò a elencare al volo. Mi raccomando, se avete qualche cosa scrivetemi nei commenti, io cerco di rispondere a tutti, anche perché vi ripeto non mi soffermerò molto. Allora direi di partire subito dai bilanciamenti. Abbiamo un po' di pro rebuffati, partiamo subito da Mr. P, che gli viene aumentato il danno base da 720 a 760. Questo ragazzi palesemente un gift di Supercell per il sottoscritto, sapete no? Mr. P, mio bro preferito. Poi è il primo, danni della super aumentati da 800 a 960, un grosso buff. Colt, aumentata la velocità dei proiettili dell'attacco base da 3804 a 4000, anche qua Colt molto interessante. Jesse, a cui viene aumentata la salute della torretta da 3000 a 3300, particolare anche questo. Bull, danni della super aumentati da 800 a 960. Bibi, salute base aumentata da 4400 a 4600. Grom, danno base aumentato da 1100 a 1160 e aumentata la velocità del proiettile dell'attacco base da 800 a 880. Attenzione a Grom, a cui viene ritoccato l'attacco base, la velocità dell'attacco base, da provare sicuramente in ladder. Dynamite, tempo di armamento degli attacchi base ridotto del 10%. Ok, interessante anche il Dynamite. Ora ragazzi, alcuni brawler che vengono nerfati. Otis, danno base ridotto da 460 a 440, ricordiamo Otis, uno dei brawler più piccati al mondiale. Griff invece, la carica della super ridotta tramite il suo utilizzo da 102 a 92. Buster, velocità di scaricamento dell'attacco base ridotta da 200 a 250 millisecondi. Anche qui sono degli aggiustamenti un po' particolari, sicuramente potremmo testarli in gioco per avere magari un feedback, no? Un pochino più realistico. Detto questo, passiamo alla parte di skin, che so che comunque siete tutti un po', no? Curiosi di sapere nuove skin, prezzo, date, cose varie. Vediamo un po' quello che riesco a dirvi. Allora, Nita Orsetto Gommoso sarà la skin del Brawl Pass, ovvero la prima soglia, e se la shopperete, cioè se shopperete il pass, no? L'avrete come skin della prima soglia. Poi, Lash Pentolaccia sarà la skin di Power League, perciò il prezzo è standard, 25.000 punti stellari, classico. Bazzerella, 149 gemme, per chi non se lo ricordasse, la skin di Buzz è quella che è diventata un Buzz da maschio a femmina. Il Beryl Cupcake, una delle skin più particolari di questa update, 149 gemme. Poi abbiamo le tre skin delle feste tetre, sarebbe no, quando presentano il Brawl Talk il gift di Ryan un po' corrotto. Ci abbiamo Sam Yeti, 149 gemme, Ash Krampus, 79 gemme, che sarà parte del giveaway, che vi ricordo sarà questa volta solo per gli abbonati di Twitch. Cioè mi raccomando ragazzi, vi lascio il link di Twitch in descrizione, abbonatevi perché potete partecipare al giveaway. Ne darò in regalo 6 e sarà il mio regalo di Natale per gli abbonati, dato che le darò solo lì. E l'ultima ragazzi, ma non per importanza, la skin secondo me più bella invece che uscirà in questa update è Amber, Regina dei Ghiacci. L'avete visto, una skin stupenda che costerà 149 gemme. Poi abbiamo anche un altro paio di skin che, per quelli che avranno visto il video del Brawl Talk, si ricorderanno, per gli altri mi raccomando lo trovate qua sotto tra i video. Dovrebbe essere l'ultimo video prima di questo, la reaction al Brawl Talk, sì. Abbiamo Eve Biker Futuristica, 149 gemme, Griff Cabinato, 79 gemme. Poi abbiamo ragazzi il ritorno della Shelly della beta, che sarà gratuita e verrà distribuita per Natale. Gas Campioni del Mondo, ricordiamo ragazzi, skin fatta appositamente per i campioni del mondo, che sono gli Z, che oltretutto hanno piazzato due team in finale, non uno. E poi abbiamo il Sam Orsacchiotto,
che uscirà per San Valentino con il prezzo di 29 gemme. Allora ragazzi, è arrivato il momento di parlare della rotta delle star in italiano, o Star Road in inglese. Ovviamente non ve lo dico nemmeno, purtroppo suona sempre meglio in inglese, ma quello è un problema un po' per tutto, non solo per Brawl Stars. Allora, questa nuova funzione, o cammino, come volete chiamarlo, sarà quello che prenderà posto del sistema delle casse, insomma un po' di roba. Praticamente per sbloccare nuovi brawler dovrete passare da questa rotta delle star. Da qua dentro, che ve la posso mostrare, vedete, partiamo da Nita, eccolo qua. Questa ragazzi è la schermata, poi ve la andrò anche a far vedere, posso dare una spulciatina. Troverete tutti i brawler di tutte le rarità, tranne i cromatici. I cromatici, come vedete, sono qua dentro, vi faccio vedere. E ovviamente loro avranno la loro sezione e la loro valuta, le chromakey, ovvero i crediti cromatici, come dicevamo nel video della reaction al Brawl Talk. Ovviamente poi ne andremo a parlare, ma ci sarà tempo. Allora, da qua, ovviamente questa cosa vale per i player che iniziano adesso, partirete per esempio con Nita e poi andrete avanti e sbloccherete il primo. Ovviamente per andare avanti dovrete accumulare i crediti, che sono questa valuta che vedete. Per esempio il primo, per essere sbloccato, ha bisogno di 160 crediti, poi vi farò vedere proprio la schermata. Ovviamente più avanti andrete e comincerete a trovare le scelte. Le scelte vi daranno la possibilità di iniziare a sbloccare un brawler a vostra scelta. Per esempio, qua avrete l'opportunità di scegliere di sbloccare o Brock o Bombardino. Ovviamente in questo caso avrete l'opportunità di switchare. Se a un certo punto vi sarete stancati di magari farmare per Brock, potrete switchare e mantenere tutti i progressi con il Bombardino. Se voi avrete sbloccato tutti i brawler, e vi farò vedere anche questa opzione, perché vabbè, al momento ora vi faccio vedere com'è la Star Road, cioè voi andate avanti e sbloccate brawler. Ah, una piccola chicca che ci hanno detto è che il primo leggendario che sbloccherete, che andrete a sbloccare nella rotta delle star, sarà scontato. Perciò ragazzi, tutti quelli che avranno come me tutti i brawler avremo Chester scontato. Non costerà 3800 crediti, dovrebbe essere lo sconto come ho io in questo momento Leon, che vabbè, nel mio caso, nell'app sviluppatore, è il mio primo leggendario, sarà scontato da 3800 a 1900 crediti. Perciò anche quella una roba molto interessante, dato che ci aiuterà a sbloccare il nuovo brawler più velocemente. Concludendo il discorso ragazzi, se voi avrete sbloccato tutto avrete questo nuovo sistema che si chiama la fama. Però prima di parlare di quello vi rinfresco un attimo la parte dei cromatici. I cromatici ragazzi saranno un pochino diversi da sbloccare rispetto ai brawler normali della rotta delle star, perché loro avranno il loro sistema e la loro moneta, e loro avranno anche un piccolo vincolo, se così vogliamo chiamarlo, perché per esempio se vi prendo un Otis, per sbloccarlo voi avrete bisogno di altri 6 brawler cromatici. Però come vedete con le gemme potrete acquistare direttamente, dato che avrete lockato, cioè con il lucchetto, la possibilità di mettere punti sul brawler cromatico che non avrete ancora raggiunto i requisiti. Per esempio io in questo momento potrei comprare direttamente senza avere vincoli sia Colette Energetic che Gelindo. Ciò, facciamo un test. Se io per esempio vado, non lo so, voglio Colette, sblocco Colette, confermiamo, ok. Vado a sbloccare Colette, infatti ragazzi in questo momento ho sbloccato anche Lu e Ringhio, e adesso potrei andare a sbloccare loro. Ci sono anche un altro paio di chicche di cui voglio parlarvi. Spero di non essere troppo vago in questo video, ma capite che comunque è un argomento molto difficile, la Star Road da presentare. Praticamente, non so se vi ricordate, nel Brawl Talk ci presentano, quando fanno vedere Chester, il nuovo brawler leggendario, ci fanno vedere che c'è la possibilità di fare uno scambio. Ok, ho qualche info in più riguardo questo scambio. Per ovviamente poter avere la possibilità di fare lo scambio dovrete aver sbloccato un brawler di quella rarità prima del rilascio. Ciò ovviamente bisognerebbe avere un altro leggendario nel caso di Chester. Il tempo per decidere di sbloccare un nuovo brawler rilasciato è di 7 giorni. Successivamente il brawler verrà spostato alla fine della rotta delle star. C'è stato anche un cambiamento sulle valute, ragazzi, i punti energia, tutti i punti energia specifici dei brawler e i punti energia jolly diventano ora punti energia e basta. I punti energia ora sono una valuta che può essere accumulata sull'account, ma
La differenza di prima è che la capacità massima che un giocatore ha è di 4000. Poi abbiamo la nuova valuta dentro il gioco, i crediti, per sbloccare tutti i brawler non cromatici, perché vi ricordo, no, c'è la differenza rotta delle star cromatici con le due valute diverse, ottenuti dalla maggior parte delle fonti. Praticamente questi crediti, come vi farò vedere, li potete trovare dentro il Brawl Pass, come vedete, eccoli qua, dentro il cammino dei trofei, vedete anche subito alle prime soglie, ce n'è quanti ne volete, nel negozio, nelle missioni e nelle sfide. Invece i crediti cromatici, utilizzati per comprare brawler cromatici nel negozio cromatico, la capacità massima che un giocatore ha è di 5000, perciò hanno messo queste cose, penso per limitare un po' la quantità di farm che uno riesce effettivamente a fare, anche se penso che 4000 punti energia e un totale di 5000 punti crediti cromatici penso siano veramente veramente tanti da accumulare e soprattutto da tenerli, che perché ora non so nemmeno se io da maxato riuscirò ad accumularne più di 5000, non lo so, ma non penso. Dal momento che abbiamo rimosso le casse brawler, i punti energia specifici di brawler, oltre a consentirvi di acquistare abilità stellari e gadget direttamente dalla pagina del brawler, abbiamo preso la decisione di rimuovere il negozio giornaliero nella sua forma attuale, perciò ragazzi niente più negozio giornaliero, tuttavia continueranno ad offrirci una ricompensa gratuita al giorno, però magari cambierà quella schermata. Ragazzi, per chi me l'ha chiesto, vi aggiungo anche questa info: il 12 dicembre 2022, il giorno, no, dell'uscita dell'update, le casse Brawl non reclamate nel vostro inventario verranno raccolte automaticamente. Questo riguarda il Brawl Pass, sia la stagione precedente che quella attuale, il cammino dei trofei e le altre vecchie casse Brawl che avevate salvato in precedenza, magari ancora vecchi pass. I Brawl rilasciati dal 12 dicembre 2022 in poi non potranno più uscire dalle casse, ma potrete ottenere brawler più vecchi da queste. Se ragazzi avrete acquistato il Brawl Pass Premium prima dell'arrivo dell'aggiornamento, e anche quelli che hanno comprato il Brawl Pass Premium durante la stagione attuale che termina a gennaio, riceveranno un compenso di 80 gemme. Acquistatelo con il codice PlayerD. Ora ragazzi, per il piacere di tutti, vi farò due esempi proprio esplicativi al 100%, perciò dentro direttamente il gioco andremo a sbloccare un po' di brawler e poi vi farò vedere la fama, che quella mi interessa particolarmente, ma penso che interessi anche ad alcuni di voi. Allora, per esempio, partiamo proprio dalle basi. Se io inizio un account, sblocco Nita, andiamo, caricato un po' di gemme, perciò ce ne sblocchiamo un po', così vi faccio vedere tutte le cose. Ok, ci sono anche queste nuove animazioni. Ok, andiamo a sbloccare anche il primo. Ovviamente potete fare tutto questo con i crediti, nel mio caso bao di gemme. Ok, abbiamo Jessie, prendiamo anche lei, perché poi voglio arrivare ad un punto che vi farò vedere. Sono tutte queste nuove animazioni molto carine. Ovviamente a cose normali il vostro progresso non sarà così istantaneo, ciò insomma sarà tutto un po' più macchinoso, no? Senza, dovrete fare magari missioni, cose per accumulare i crediti. Comunque potrete scegliere anche di acquistare le gemme e fare come sto facendo io adesso. Nessuno ve lo vieta. Mi raccomando, se ricaricate le gemme usate il codice PlayerD. Poi arriverete a questo punto, è quello che volevo farvi vedere. In pratica qua potrete iniziare a scegliere, ad avere le prime scelte, no? Questa è la grande differenza e la grande anche novità della Star Road, no? Per esempio io voglio scegliere di portare avanti Brock. Ok, e ovviamente io poi inizierò a farmare. Come vi ho detto prima, se voi ad un certo punto del farm dei crediti, magari arriverete a un centinaio di crediti e vorrete decidere: non voglio più sbloccare Brock, voglio sbloccare, sono quasi alla fine dello sblocco, voglio andare a sbloccare il bombardino. Ok, voi andate qua, cambiate, vi trasferiranno tutti i progressi e voi sbloccate il bombardino e andate avanti. Ci avrete anche la scelta. Ovviamente questo vale per gli account un pochino più nuovi e soprattutto vale per i player che non sono maxati, anche perché voi di scelte non ne avrete, dato che se uscirà un brawler quello dovrete sbloccare. Però magari questa schermata qua non la vedrete con i brawler che vedete adesso, ma per un account medio la potrete vedere con gli ultimi 10 brawler che sono usciti. Perciò sicuramente vi interesserà tanto. È un esempio, basta che al posto di questi brawler ci mettiate i brawler che vi mancano, ovviamente tutti della solita rarità, e l'esempio è così fatto. Stessa cosa qua ragazzi, io posso scegliere
anche per gli epici, per i leggendari stessa cosa. Sì, invece di sbloccare Ems, mi annoia Ems, ho deciso di non sbloccarla più, voglio prendere Bo, sblocco Bo e vado a prendere Bo. E via. Ok, e qui comunque andrete avanti, per esempio andiamo su Colt, ok, e avrete tutte le varie scelte. Ovviamente più andrete avanti, più brawler potrete scegliere. Per esempio, ovviamente qua mi dà che c'è un gettone raro a scelta, perché non sa ancora quanti, cioè, e che tipo di rario sbloccato. Ovviamente andando avanti, dopo la scelta qua di rosa, al posto del gettone ci sarà, no, il brawler che vi è rimasto, ma questo penso sia abbastanza scontato. E detto questo, ora però andiamo ad un esempio di un account un pochino, no, un po' più goloso, che sicuramente alcuni di voi avranno. Un attimo che faccio un po' di magia. Eccoci ragazzi, i magheggi sono stati fatti, lo vedete, il mio profilo magicamente si è trasformato. E allora adesso vi vado a presentare la fama. Praticamente, come vedete adesso, ho tutto l'account maxato, cioè ho tutto l'account sbloccato, tutti i brawler sbloccati. Quello che potrà succedere a tanti di voi, non importa che siate proprio maxati, nel senso tutti i brawler all'11, l'importante è averli sbloccati. Avrete questo nuovo sistema, ovvero la fama. La fama serve praticamente, come spiegano nel Brawl Talk, per flex. Effettivamente mi sono dimenticato di caricare un pochino i crediti, però vabbè. Intanto vi vado a spiegare una cosa. Quando avrete sbloccato tutti i cromatici e tutti i brawler normali, al posto delle varie schermate avrete questo. Lasciate perdere la fama che mi si è... eccolo qua. Si era sdoppiata per un attimo. Ovviamente vi ricordo che sono nell'app sviluppatore, perciò quello che vedrete potrebbe non essere quello che vedrete in gioco. E magari qualche bug, qualche cosina, poi in gioco non l'avrete. Ovviamente ve lo ricordo perché non si sa mai qualcuno... e poi dica, ma allora io nel video ho visto questo e quest'altro, noi siamo nell'app sviluppatore, ci potrebbero essere differenze. Comunque, questa è la schermata della fama, e ora però mi serve qualcosina per alimentarla, perché come vedete potrete alimentarla sia con i crediti e con i chroma credit. Detto questo, altro piccolo magheggio, vado un po' a ricaricare questi crediti cromatici e vi faccio vedere un po' di fama per vedere com'è, anche perché questa icona qua col mondo che gira, già questa è bellissima. Eccoci, un po' di chroma points sono stati chroma credit. Niente ragazzi, non ce la faccio. Non so quante cose riuscirò a tagliare trama, abbi pazienza, questo ve lo lascio anche nel video, ciao trama, ma vi giuro la parola credits non esiste. Andiamo ad aumentare questa fama e ovviamente vi danno anche una prima infarinata per capire, no, cosa potrete fare. I crediti che otterrai ti saranno utili per acquistare più fama. La fama è visibile sul profilo, quindi mostra a tutti quanto vali e quanto sei gigantesco. Dopo aver sbloccato tutti i brawler cromatici a disposizione, puoi acquistare fama usando i crediti cromatici. Ed è quelli, da come si vede qua, che a regola danno un pochino di più. I crediti normali a regola, penso, valgano un pochino meno. In questo caso 100 punti cromatici sono 200 punti della fama. Noi andiamo. Ok. Fama mondiale di livello 2, ma a noi non basta. Noi vogliamo un pochino di più. Fama mondiale di livello 3, no, a noi anche questa non basta, vogliamo di più. Vogliamo andare oltre. Bellissima anche l'animazione, queste schermate qua sono goduriose a livelli estremi. Siamo arrivati alla fama lunare 1, che ovviamente non è l'ultimo, ce ne saranno ancora altri. E come vedete mi è apparsa l'icona sul mio profilo, molto carina. Vi faccio vedere, ovviamente potremmo sbloccare quella dopo ancora, ma tutto non vi voglio spoilerare e di conseguenza poi li andremo a vedere insieme. E soprattutto vi invito poi a seguire i contenuti che porterò uscito l'update, perché ovviamente andrò a farmare la fama, si spera, non quanto qua perché qua è limitato, ma ovviamente con le mie possibilità. Detto questo ragazzi, io vi ricordo codice player di Dino Shop. Un bel like, un bel commento e soprattutto, importantissimo, se avete qualche domanda vi aspetto nei commenti, perché lo so, sto video è incasinatissimo, intricatissimo e soprattutto pieno di domande, perciò mi raccomando scrivete e io cercherò di rispondere a tutti nel modo più veloce possibile. Detto questo, ci vediamo al prossimo video.